Terza tappa della Tirreno Adriatico a Greg Van Avermaet della BMC, seguito da Peter Sagan e Stibar. A meno di 30 km dal primo passaggio in via Ricasoli sono 5 fuggitivi con quasi 4 minuti e 30 di vantaggio sul gruppo, dove Matteo Tosato e Daniele Bennati della Tinkoff Saxo tirano il gruppo quasi come fosse l'ultimo giro. L'andatura degli inseguitori aumenta man mano che si avvicina il traguardo. A 4 giri dal termine il distacco si è ormai ridotto a 2 minuti e in testa agli inseguitori c'è sempre la Tinkoff a dettare il passo, quasi a voler mettere subito in chiaro che il gran favorito è Peter Sagan. I tifosi dei due aretini in gara sognano il successo di tappa per Bennati e Nocentini, con il primo saldamente in testa e il secondo costretto ad aumentare il passo. Nocentini infatti al primo passaggio in via Ricasoli resta imbottigliato in fondo al gruppo, ma da via Signorelli in poi mette a segno un'autentica scalata verso la testa del gruppo. Prima è Vincenzo Nibali a incappare una foratura, ma il campione italiano dell'Astana recupera in pochi chilometri un ritardo di 53 secondi. Va decisamente peggio a Nocentini e Betancourt, che nel penultimo giro perdono posizione secondi a causa di un'altra foratura. Il gruppo nel frattempo ha ripreso gli ultimi due fuggitivi che si stringono la mano prima di venire risucchiati. Lì davanti Katiuscia, BMC, Tinkoff e Lotto dettano legge, anziché uno sprint riservato a pochi eletti, in via Ricasoli va in scena un'autentica volata dove Van Avermaet trova l'attimo giusto per superare Peter Sagan e Zdenek Zibar. Applausi comunque per Nocentini, che è riuscito a chiudere nel gruppo dei migliori dopo una bella rimonta, e per Daniele Bennati, autore di un gran lavoro per Peter Sagan. Domani alle 10.15 partenza dallo stabilimento della Marconi Arredamenti ad Indicatore per la quarta tappa di una Tirreno Adriatico, nella quale ad aver vinto oltre a Van Avermaet è stata la splendida cornice del centro storico di Arezzo.